Piazza della Signoria. Una colonna di 8 mesi sul Ponte Vecchio. Sono molti. Puoi rientrare, Peter. Non ti esporre inutilmente. Ancora un po'. Controllo le postazioni della contraerea. Capitano! Capitano! Che succede, Fritz? Alarm! Ma che ti salta in testa? Non vedi che sto giocando? Aereo da ricognizione americano, capitano! Alarm! Proprio adesso. Beh, vuol dire che deciderò più tardi se voglio federe oppure se rilancio. Avanti, signori, allarme! Alla batteria! Fritz! Neil! Ground! Bluff! Allarme! Allarme! Sono svegliati, comincia la danza. C'è una mitragliera, proprio in comando tedesco. La Fritz, la! No, la! Più alto, più alto! Tiro molto impreciso. Fagiana reale! Che pranzo faremo oggi? Bene! Sabotage! Ordendomi! Sabotage! Io mandarmo i fronti di guerra, io mandare! Tenere! Oh, oh, oh! What a mess! Mi hanno colpito! Dove? Al sandwich! Che succede adesso? I comandi non rispondono più, non sento il timone, devo gettarmi, vi saluto! Buona fortuna, Peter! Grazie. Aiutami, Firenze! Colpito, Jacobut! Ya! Maledetto aviatore americano! Lui non volare più! Presto catturare il nemico, sta cadendo in zona Santa Maria Novella! Kommt a Hitler! A Hitler! A Hitler! Yeah! O che tu sei, fratello? Major Peter Hawks, pilota americano. Matricola 97769. Posso avere qualcosa da mangiare? Ma il tocco si va tutto a mensa, caro fratello americano. Ah, wonderful. Ah!
presto, noi andiamo. Ah, sabotage! Tu craptato, tu idiota, tu calzolaio, non autista, andiamo, di andare! Suona la campanella. Avanti, suona! Basta, tu idiota! Dove avete nascosto il paracadutista americano? Paracadutista americano? Non capisco, fratello. Come si? Snell! Perquisiva! Fai! Christe Saudinos, Pater de Celis Deus, Miserere Nobis, dai, ferita! Oh, ecco, ho capito tutto. C'è il fuoto là sotto. Sempre una tomba, ma invece potrebbero essere un magnifico nascondiglio. Fritz! Via, capitano! Tira su qui! Via! Adesso vedremo. Che ti dicevo? Guarda un po' là, è bianco. Potrebbe essere un paracadute. Adesso controlliamo. Ma certo, è un paracadute e c'è qualcosa dentro. Idiot! La tomba del nostro padre fondatore, morto nel 1633. Però si è conservato bene, Scusi. Capitano! Teus. Maximus optimus celiter eque fundator est Deus. Ecco Dominus Deus tu sum. Et mihi nullus alius Deus venerandus sit. Cosa sarà questa? Lei tocco, si va a mensa. Se vuol favorire, la s'accomodi. No, grazie. Andiamo, Fritz. Kraut! Alles Kraut! Ci è mancato poco. Ma... Da giovane ho studiato teologia a Filadelfia. Maledetti americani, lo vedrete quanto avremo perso la guerra. Andiamo su! Alles Kraut! Fritz! Vahinghe tu! Rumzurak schnell! Du blöder Idiot! Ich bin hier! Ti capisco, col tuo fisico, ma a noi si vive d'elemosina. Ma non si potrebbe mandarlo da Rita? Ah, Rita, alla forchetta, quella brava figliola. Dalla sua cucina qualche cosa la ci scappa sempre. E dov'è questa Rita? Vicino a Piazza della Signoria. Come un polo, e so bella come un polo.
get in sweet calzone. Ah, people, people, no, no, sa. Serio, serio, se ne va per la città. Si crede bello come un Apollo e sorella come un pollo. E people, people, no, lo sa. Quando passa ride tutta la città. E le sartine, dalle vetrine, gli fa mille mossettine. Stringiti in sui calzoni. No, comodo, comodo. Allora lo hai portato? No, capitano, è già dentro forno. Come una folla e sapella come un pollo. Scrive bello come una folla e sapella come un pollo. Brava, Rita! Brava! Chi è quel capitano? Non l'ho mai visto qui. È quello del fagiano. Oh. Allora? Capitano, il suo fagiano è quasi pronto. Ah, good! E va bene, va bene. Ah, sì, sì, canti ancora. Tornelli! Io amo molto musica. Io a Fiena suono il pianoforte. Oh, ja, good! Fiore di pesco, sapessi quanti bischeri conosco. Ma il bischero più bischero è il tedesco. Ah, ah, ma io queste parole mai trovate in dizionario. Bischero, cosa vuol dire? Un bischero significa intelligente. Ah, bischero intelligente, io. Oh, Rita, il fagiano gli è cotto. Ah, vengo, vengo. Ah. No, padre, no, questo gli è per i tedeschi. Ma volemmo proprio darlo ai tedeschi, questo capolavoro? No. No, 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 Rita, questo non è più uno scherzo. Zietta, stai tranquilla. Questo fagiano ce lo mangiamo noi e il professor del piano di sopra. Yeah. In quanto il capitano, vedrai, ci aggiusteremo con qualche cosetta. Oh, no, padre. Scusi, no, scusi. Io molto pischero. Ah, col suo fagiano. Ah, cos'è? Il fagiano. Che? Sarebbe un fagiano questo su che ponte? Come? Un momento, fate sul vocabolario. Ammoni, come si scrive? È sordo muto. Eh? Sordo muto! Ah, ho capito, ma questo però non è un fagiano. Beh, sa com'è? Cuoci, cuoci e si ristretto. Se questo è un fagiano, allora questo qui è un melone. Vieni, tu mangi il melone, io mangerò ranocchio. Ti è piaciuto il fagiano, eh, americano? Come ha capito? Non ho quasi parlato. Ti sei tradito. Cronometro in dotazione dell'aviazione americana. Maggiore Peter Hawks, pilota, matricola 97769. Mi arrendo. Ma che ti arrendi, ti arrendi? Qui sei tra amici. Amici? Sicuro? Davvero? Sì, amici. Ah, che fortuna per me essere stato abbattuto. Io quando fu Pippo... Meteorologo. Puoi dormire qui da lui. È molto bravo, sai. Sono certa che diventerà famoso dopo la guerra. Professore? Professore? Professore?
C'è qui un frate straniero che le chiede ospitalità. Al convento non c'è più posto. Professore, mi ha sentito? Cosa vuoi, bambina? Ma che bambina e bambina? Sono 2 anni che ci conosciamo. Ah, sì? Ma come? Sono la ragazza della trattoria di sotto. Rita! Ah, scusa, Rita. Una carta dai venti. Excuse me, professor, ma come fare ad avere le informazioni delle stazioni meteorologiche con la guerra? Purtroppo sono dati limitati. Per esempio, non ho informazioni dal sud, la zona occupata. Maledetta guerra. Ma dico, quando la smetterete di fare questa stupida guerra? Mi scusi, padre, lei non c'entra. Ah, non c'entro. Che bello! Si vede tutta Firenze. Tu? C'è una biondina che si sta spogliando. Una biondina? Fammi vedere. È bella? Ehi! Padre? Padre? Ah già, è vero. Visto che le interessa l'argomento, voglio confidarle un segreto. Lei sa che in teoria lo ioduro d'argento può condensare l'umidità atmosferica? Sì. Ecco. Ho calcolato che ne bastano pochi grammi per provocare istantaneamente la formazione di nuvole e una pioggia violentissima. Basta lanciarlo tra i 2 e i 300 metri di altezza. Pensi ai vantaggi per l'agricoltura. Ah, è stupendo. Pioggia a comando. Terreni aridi irrigati naturalmente. Ha già sperimentato la sua teoria? No, non ancora. È difficile stato costruire i razzi. C'è il problema del propellente. E non è semplice. Rita, fermati! È pericolosissimo! Rita! Cos'è quella roba? Ma è uno straccio bagnato d'acqua. Ma no, è nitroglicerina, l'esplosivo più instabile. No! Agna magna! Fritz! Fritz! Capitano! Fritz! Ci siamo! Ci siamo! Sto per morire! Bum bum! Oh, è finita! Ma dove è stato colpito, capitano? Mi hanno ferito, non so dove, guarda, sono coperte di sangue dappertutto! Ma questo non è sangue, questo è vino! È fino! Sei certo? Yeah. È fino? Yeah. Ma allora questo è un attentato! Yeah, il capitano! Sabotage! Fottiti sopra con me! Gli farò fettere io a queste sabotatori! Schnell! Affatti! Venite qui! Alle Schauf! Perquisite la casa! Vonuk! Schnell! Nein! 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 Non credo una parola di tutta questa storia! Voi filluttete di prendermi in giro, ma io sono pischere. Siete sabotatore. Finirete tutti quanti in prigione. È la verità, figliuolo. Oh, sì, certo. Un razzo che vola su nel cielo e fa venire la pioggia. Impossibile! I tedeschi non lo hanno inventato, quindi è impossibile. In campo di concentramento tutti. Faccia partire questo razzo. Posso, è ancora impreciso, è in fase sperimentale, non può funzionare. Ammette anche lei che sono tutte bugie. Portali via. Andiamo. Un momento. Mi permette? Ah, ultima sigaretta. Grazie. Ho detto che non può funzionare, non può funzionare. Sono proibiti, è proibito. Ha fatti figli anche tu. Divertendo questo fuoco d'artificio. Peccato che invece di pioggia fa solo boom. Avanti, arrestate lì. Schnell! C'era il sole, ma è incredibile! Ma piove! Ci è riuscito! Bravo, professore! Porco diavolo! Meraviglioso! Bravo, professore! Complimenti! Se piove, vaghi per la città, senza nessun pensiero, e l'acqua nelle scarpe ti entra già. Cosa vorresti dir? Cosa vorresti far? Se senti già le scarpe far cic-ciac. Che ci vuoi fare se nel caschino
frugare frugagno, non puoi trovare il becco di un quattri. Ciò che possiedi tu è fame, ma si sa che quella la vorresti regalar. Non disperar, perché la vita non è finita se si spera nel domani. Non disperar, lo sai che il mondo in fondo è pur giocondo, un dì le nubi passerà. Le gocce cadono, ma che far? Se ci bagniamo un po', domani il sole ci potrà asciugar. Non si rovinar fra le scarpe tan ciccia, seguiamo la strada del destino. Seguiamo la strada del destino. Sardando mal. Don Vetter! Chi messe puntine sul mio tavolo? Quanto è bella Firenze. Ci picchia. Si vede anche il comando dei tedeschi. Ehi, aspetta un po'. Ma sì, quello è il capitano Hans, il capitano Bombolo, quello di ieri. Questa foto è essere contro dignità, soldato tedesco. Ballare, saltare, noi siamo in guerra, non siamo i maratoni di danza. Io conoscerei molto bene sue origini borghesi. Viennese, violinista. No, pianista, prego. Molto bene. Già puzzare di vino, già ubriaca il mattino. No, no, è stato un damigiane che mi è caduto qui giù la destra. Oh. Damigiane? Io mandare lei in fronte di guerra! No! No, io posso spiegare tutto. Spiegare? Violinista? Sì, pianista. Mm? Michele, vieni un po' a vedere. Vogliamo fare come le spie? Tu sordomuto, ma tu guardare. Guardare bocca tedeschi, bum bum bum. Scrivere, capito? Tu scrivere ciò che loro dicono. Scrivi. Incredibile! Lei lasciate libero questo professore, idiot! Io, ferma io. Lei non sapeva cosa significa questa invenzione per lo nostro clanto, Germania. No, io non sono. Bombardieri nemici folare sulle nostre industrie, folere, sganciare bombe, noi razzo. Cento razzi, nuvole, pioggia. Temporale, americani non vedere più niente, nostre industrie salve, guerra vinta, Hitler, 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 lasciami finire, Hitler essere molto contento di noi. Ah, colossale, ma come ha fatto a pensarci, lei è veramente pischero. Pischero? Ya. Pischero a me? Ya. Ma essere brutta parola, pischero. No, mi hanno detto che pischero è un complimento. No, essere brutta parola, pischero. Hai, hai. Capitano Fuchel, ascolti bene. Io la ritengo responsabile dell'operazione Inventore. Raduni gli uomini, circondi la trattoria, catturi il professore e tutti i civili che hanno visto l'esperimento. Segretezza assoluta. Non ho capito. Segretezza assoluta. Non ho capito. Segretezza assoluta! Mamma mia. Professore? Maggiore, svegliatevi. Tu prendi la valigia. Dobbiamo metterci dentro i razzi. Svegliatevi! Professore, stanno arrivando i tedeschi. Maggiore, stanno arrivando i tedeschi. Maggiore Peter Hawks, matricola. Che succede? Stanno arrivando i tedeschi. Professore, si svegli, su. Lasciami dormire, seccatrice. C'è un'eclissi straordinaria di sole.
Rose! Un'eclissi? Non è vero, ma ci sono i tedeschi che la stanno cercando. Ma io su, che si muova! E io che stavo così bene qui. Affranti, schnell, schnell, fa più in fretta, affranti! My God! Ben, no! Ehi. Io dal mio laboratorio non me ne vado, bisogna scappare! Ma la sua invenzione non può cadere in mano ai tedeschi. Io sono neutrale. Maggiore, diglielo tu che nei campi di concentramento non si mangia così bene come qui da Rita. Certo, andiamo via! No! Professore, professore, noi lo facciamo per il suo bene. Ehi, ma che fai? Sei pazza! No, è l'unico sistema! Piano, fate piano. Piano, e state attenti. Troppo tardi. Ho un'idea. Schnell, leise, ganz leise. Segretezza assoluta. Tutto. Non so nemmeno capisco io. Voi stanotte avete trasformato la trattoria in un fendo barbiera. Ma vi siete dimenticati un particolare. Guarda me, avete scordato di cambiare l'insegna. Basta! Alle ausgaglie per zanzilenni, ma sol hinaus! E tu, ciclo di qua. E tu, chi sei? Avanti, parla! Ich bin einfach ein Mensch beim Kaiser. Parli tedesco nella speranza di imbrogliarmi. Tu, vai schnell. Herr General, raus! Raus! Imbecille, sei tu che mi hai portato qui! Raus! Raus! Herr General! Raus! Capitano! La trattoria è di qua! Vattene al diavolo, non fai che combinarmi qua! Tieni! Fate aspettarmi sulla motocicletta, vai! La moto... Cicletta? Hai visto? Mi hanno occupato la motocicletta! Oh, allarm! Allarm! Yeah. Allarm! 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 Niente! Eccolo, capitano! La motocicletta! Dov'è la motocicletta? Una strapica che pretenda di parlare con un muto! Questo non è quello, questo è Cotolenco! Nein, dada! Motocicletta! Professore, si svegli, avanti! Va ancora male, professore? Fa male, sì! Voi militari italiani, francesi, tedeschi, siete tutti uguali! Io sono americano e poi sono un pilota! Ma quando avete una divisa addosso? Anche questa qui? Sotto quel saio c'è sempre un comandante! Voi militari non siete capaci di discutere le vostre ragioni con calma! Perché? Lei crede che col ragionamento l'avremmo convinta, professore?
Ah, no! Anzi, voglio che mi riportiate subito indietro! Ma i tedeschi ci cercano! Per colpa tua! L'origine dei miei guai sei tu! Non ti avessi mai conosciuta! Oh, uffa! Almeno posso sapere dove andiamo? A cercare un posto dove mettere qualcosa sotto i denti! Prima però dobbiamo raggiungere le linee americane! Cosa? Lo sapete che io odio le avventure! Lasciatemi qui! E poi questa cosa mi dà fastidio! Come si permette di trattare così la mia roba? Sentitela, la sua roba! E allora tu non hai distrutto il mio laboratorio? E non hai preso a pugni la mia faccia? E non stai portando a spasso la mia persona su questo triciclo? Avanti, rispondi! Rispondi! È il modo di rispondere. Rosalinda, tu sei la vita per me. Rosalinda, tutto il mio cuore per te. Nei tuoi baci c'è tanta felicità. Più ti guardo e più mi piaci, Le 11:45 è l'ora del discorso del Führer. Rosamunda, Rosamunda, che magnifica serata, sembra quasi preparata da una fata delicata. Mille luci, mille voci, mille cuori strafelici, sono tutti in allegria. Oh, ma che felicità! Ehi, hey, Rosamunda, Rosamunda, questa foca indiavolata, ogni coppia innamorata fa danzare, fa cantare. Se nel buio non ti abbraccia, per la mia non fa. Dai lui lasciati baciare e non dirgli mai di no. Rosamunda, se mi baci tu, Rosamunda, non resisto più. E inventano tutte per tirarci su il morale. Fai inciampar, più non ti trovi a saltellar. Rosamunda, tu mi fai gioire. Rosamunda, tu mi fai stupire. Sotto le stelle a cuor a cuor. Oh, ah, bravo, fa vedere dove sono. Qua. Ya. Zona F8. Attenzione, attenzione, vi abbiamo localizzati. Professor Giuliano Pineschi, signorina Rita, frate, tutte le strade sono bloccate. Consegnatevi senza far resistenza al più vicino posto di blocco tedesco. È un ordine. Dai, fresco, fossi matto. Il contatto radio. Cosa fa? Dove va? Lo vedi? Le strade sono troppo pericolose. Campione di motocross! Questo veicolo non può resistere se calcoliamo lo sforzo di torsione a cui è sottoposta la struttura portante! Ma no, è una macchina tedesca indistruttibile! Rimasti a piedi adesso! Yeah. Yeah. Non possono essere lontani! Yeah. Absitzen! Alle Absitzen! Macht schnell!
Se è vero che in questo posto ci sono i cinghiali, mi fermo qui e aspetto la fine della guerra. Non c'è ombra di dubbio, sono orme di Suscrofa Silvana. La trappola è pronta. Sono certa che funzionerà. Ci speri davvero? Accidenti, l'ho visto fare in un film di Tarzan. Basta che il cinghiale si avvicini, metta la zampa, la pappa è pronta. Valuta, capitano! Silenzio, imbecille, non devono sentirci! Dobbiamo sfruttare la sorpresa, far finta di essere innocenti animali selvatici! Diavolo. Sapete grugnire voi? Allora, attenzione! Vai, vai, vai! Cosa sono questi rumori? Deve essere il cinghiale. Certamente, devono essere molti. E belli grossi anche. Halt! Ci siamo, affanti di corse! Oh, aiuto! Venite qui, liberatemi! Come on, presto! Imbecilli! Venite qui, liberatemi! Idiot, cominci! Le linee americane, voi avete detto? Sì, lei sa dove sono? Certo, e so anche come si fa a passare dall'altra parte. Magnifico! Io vi porto fino a Monsummano. Dopo 50 chilometri c'è il mulino di mio cugino sul fiume Ombrone. Lì di notte lui fa passare gli amici e sull'altro fronte. Bene, e come si fa per farsi riconoscere? È semplice, c'è la parola d'ordine. Basta cantare, era alto così, era grosso così. Si chiamava Bombolo. E beh, che c'è? Sta zitto. Uffa, che barba. Allora, vogliamo andare al mulino sull'Ombrone oppure restare qui come dei vigliacchi? Il mio pensiero lo conoscete, io non sono per le avventure. Non è questione di essere vigliacchi. Da soldato mi hanno insegnato a non rischiare mai la pelle inutilmente. Questa prudenza americana. Di quello che vuoi, ma per ora non corriamo nessun pericolo, perciò nascondiamoci. Avete notato una cosa? Cosa? Il modo in cui ci guardano. Vorrei vedere che non ci guardassero. Un tipo che va a giro in pigiama, con un frate e una matta con la chitarra. Tribuna illustrata, prego. Riservato agli ufficiali germanici. Su, presto, venite! Venite, svelti! Andiamo! Ma che c'è? Andiamo! Ehi, signori! Ma guarda un po'. Ora avete capito il perché? Ma se ci travestiamo da tedeschi e poi ci trovano, ci fucilano. Ah, perché così invece no, eh? Tutta colpa tua. Non mi fossi mai venuta tra i piedi. Non ti avessi mai conosciuta. Decidiamoci, coraggio. Stare bene attenti. Se incontrare questi pericolosi traditori, vuoi subito arrestare, chiaro? Vuoi portare loro il nostro comando e poi avvenire subito me, capito? Chiaro. Quando vuoi uscire, comprare due copie di questo giornale e mettere in mio ufficio. Chiaro. Io fermarmi qui solo un piccolo momento e poi venire. Chiaro. Ehi, ho preso una fondina senza pistola e voi? Anch'io. Oh, accidenti. Senti, dai tempi di Barbarossa oggi non sei mai visto un tedesco in divisa militare con chitarra. Così darei nell'occhio. E lei con la valigia? No, non sto, i germani ci sono dei gran turisti, sia in pace che in guerra. Su, buttala via. Va bene, va bene. Attenzione! What the hell are you doing? Vielleicht geht es schneller, ihr was? Ich will euch was helfen, ihr Säcke! Ihr macht doch mit, Mensch! Achtung! Wird der Zug in Dreieck geteilt!
Che ha detto? Significa che il plotone è ai tuoi ordini. Oh. Devo? Ah. Ehi, ma che fate qui? E tu? A me m'hanno preso. Anche a noi. Con queste uniformi addosso rischiamo la fucilazione immediata. Volto non c'è scampo. Fuoco! Ah.
Me scusate. Le pare. Lei mi piace molto, sa. È come dire, così maschio. Io vado pazza per gli uomini piccolini. Quante belle decorazioni. E questa croce di guerra dove l'ha presa? Alle terme. Come? È un segreto militare. Che stupida che sono, non mi sono ancora presentata. Mi chiamo Wanda. Ho piacere. E il suo nome? Rita. Rita Mann von Pavon. Von Pavon di Königsberg? No, no, di Moncalier. Ma mi scusare, devo cercare degli amici. Ah, le confesserò una cosa in segreto. 49. Mm? 49. Ah. Beh, però, li porta veramente bene, sa. Ne dimostrano massimo 48. Sciocchino. È il numero della mia stanza. Prende qualcosa? Sì, grazie. Che festa meravigliosa. Puoi stare, magnifica ballerina. Smettetela di mangiare. Dobbiamo andare via subito di qui. Guardate un po' chi c'è al pianoforte. Filiamoci, dai. Il migliore gelato della mia vita. Halt, non si abbandona alla festa. Oggi festa della vittoria. Ordine di alto comando a divertirsi. Quando mai i tedeschi hanno vinto una guerra? È il 18 luglio. E con questo? 18 luglio 1763, vittoria di Federico il Grande alla guerra dei sette anni. Bella cultura, ma qui ci serve a poco. Per prima cosa bisogna cercare di non farci vedere dal capitano Hans. Il capitano Hans Vogel desidera parlarle. Appunto come stavamo parlando. Io venire subito. Diavoli. E adesso che facciamo? Io devo andare. Allora vado. Nega tutto, anche sotto la tortura. Dite. Questa è la volta che ci beccano. Hai? Ho un piccole sorprese per lei. Come lei sa, per tradizione nelle nostre piccole feste, il più alto in grado sceglie sempre un valabile di suo gusto. Non c'è nessun generale qui, lei è colonnella, a lei la scelta. Ma veramente io... Oh, la prego. Un momento, ma ho l'impressione di averle già conosciuta. Deve essere stata a Dunkerque, no? A Montecassino, no? A Stalingrado. No, poi non ci sono stato. Comunque, cosa vuole che le suoniamo? Un Charleston. Un Charleston? Ma è una musica americana? No, essere tedesca. Eine Charleston. Eine Charleston è tedesca? Quanto è vero io essere colonnello? Io dimostrare! Ma che sei matta? Ti metti a fare il jazz americano? È una festa di nazisti. Non capite mai niente. Se riesco a fargli perdere il controllo scatenandoli, dopo è più facile squagliarci. Bitte! Ein, zwei, drei! We'll be right back.
questa musica? Sabotage. Nessuno baderà a noi. Andiamo. Hitler! Tradimento. Questa è essere musica americana. Charleston! Ma no, Herr Mayer, questa è musica tedesca. Charleston! Idiot! Yeah. Operazione, professore, essere ferma? Yeah, Herr Mayer. Perché non proseguito ricerche? Perché era a notte e al buio. Perché non adoperato cani? Beh, ci abbiamo provato, ma non sentivene niente. Domani all'alba tutta la zona deve essere rastrellata, da qui al fiume Ombrone. Quell'inventore non deve arrivare dagli americani. Io la ritengo personalmente responsabile. Yahoon, Herr Mayer. Basta! Tutti dormire, festa finita! Raus! Raus! Ma noi dovremmo uscire! Dovete uscire davanti all'arme! Halt! Dove volete andare voi camerati? Andare in nostro comando. Noi non siamo di qui. Impossibile, l'allarme potrebbe durare anche tutta notte. Resterete qui. Se potessi avere in mie mani uno di questi affiatori americani. Magari. Capitano Fogel. Io? Lei deve sistemare questi tre camerati per stanotte, presto. Io, Herr Mayer. Venite. Purtroppo è un castello molto piccolo, ma era l'unico che non fosse stato ancora requisito. C'è rimasta una stanza, questa qui, ci sono due letti e per voi due andrà bene, accomodatevi. Buonanotte. Lei, colonnello, dovrà adattarsi in camera mia. C'è un letto disponibile. Venga, si accomodi. Prego, venga, camerata. Su, entri, non tema, io non russo. No, non mi piace musica americana, no? A me piace il falcer viennese, Franz Lehár, Strauss, il Danubio blu. Faccio notare che io dormo nella stanza accanto e che sono molto stanco e che avere sonno leggero. Basta chiasso! Io? Io, Herr Mayer! Che fai? Forse è il momento di scappare. Noi due? Già, noi due. Rita. Non mi va di restare un'ora di più con quella matta. Ma la vuoi lasciare qui sola? Come hai visto, riesci benissimo a cavarsela anche da sola. Colonnello, ho quasi finito, mia doccia, l'acqua è caldissima. Colonnello, vedo che non ha dimenticato il nostro appuntamento. Io sono innamorata di lei, pazzamente innamorata. Questi tedeschi tutti così frigidi. C'era una sedia, hai visto, non l'ho accidentato. Dov'è il cerino? Colonnello, colonnello! Che volere? Non vuole andare a fare una doccia? No, grazie. Io essere stanco.
Colonnello, si accomodi lì, questo è mio letto. Ma come vestito, con stivali? Come tu permettere? Come tu osare scoprire il tuo superiore? Se io dormire così perché io stare allerta, io tenere attacco improvviso. Ma colonnello, non siamo mica al fronte qui, qui siamo nelle retrovie, avanti si spogli, non c'è più. Non toccare! Io non potere scoprire, io essere raffreddato. Ah! Fermo, fermo così, non si muova. Ah! Adesso mi ricordo dove ti ho visto. Pischero più pischero è il tedesco. Ti riconosco finalmente. Tu sei Rita. No, mi lasci. Ferma, tanto non mi scappi. Adesso capisco come stanno le cose. Gli altri due sono il professore e il frate. Benone, andiamo a cercarli. Sta fama proprio parlante di voi. Entrate. Avanti, avanti. Los! Un po' tardi, ma vi ho scoperto. Tu sei il professore, l'inventore. E tu sei il frate, il complice di fuga. Molto bene. Il maggiore von Baum sarà contento. Oh, agli ordini, maggiore. Hai il... Oh, basta! Io devo dormire! Devo dormire! Bravo, Rita. L'ho visto fare in un film western. Ah, gli americani. E adesso andiamocene via, eh? E di questo che ne facciamo? Ammazziamolo! È la guerra, camarada. Secondo me basta stordirlo. Io sono contrario alla violenza. Sì. Ha ragione lui. Forse è meglio stordirlo. Ammazziamolo! È più sicuro. Ma non sentite cosa dicono i suoi amici? Basta stordirmi! D'accordo, Rita. Rita? Alza il mento, camerata. Oh, la mano! Che testa dura questi tedeschi! No, fermo, non così! Si sveglierà maggiore! Non così, ammazzo! Fermo! Ma è matto! Vi aiuterò io, bisogna trovare il modo! Ah, ecco, ho trovato! Con questo ci riesco di sicuro! Sì, lo so. Che posso farci se ho testa dura? No! Facciamo un'altra tentativa, no? Ah, ecco. Questo è troppo! È troppo! Ora farò vedere io. Come? Capitano Vogel! E adesso che facciamo? A rapporto! Ho un'idea! Adesso fare vedere io! Oh! Ferdinand! Tutto questo baccano vergogna! Io non potevo dormire e lei non aveva sonno! Insomma, cosa essere successo? Perché non essere a letto? Ah, io capire, lei avere mal di pancia perché mangiare come un porco. Questo oltrepassa i limiti. Sa dove io mandare lei? Fronte russa! La pistola? No, potrebbe indurci alla violenza. Oh! Scappiamo di là. Non di là, ci sono le sentinelle. Ah, la finestra! Ah, è troppo buio. Non si vede quanto è alto. Bello, sì. Periodo in... Che? Thank you.
tempo di caduta possiamo stabilire l'altezza. Cronometra. Bene. Quando dico ta, lasciala. Pronto. Ta. Quanto? Un secondo e mezzo. A me pare poco. Ah, poco. Peso 3 kg, resistenza dell'aria 1, tempo di accelerazione 4, esattamente 3 metri e 20. Basta fare una corda annodando due lenzuoli. Essere questione di millimetri. Mamma, che botta! Ora basta! Cosa succede qui? Cosa? Questo oltrepassare tutti i limiti! Capitano! Cosa essere questo pernoccolo? Capitano, capitano, rispondere su! Questione di millimetri, eh? Eppure i calcoli erano esatti. La valigia deve essere nella macchina con la quale ci hanno portato qui. Ma che dolce suono! Sveglia! Il maggiore dorme. Ma cosa dire? Chi dormire? Capitano, sveglia! Sveglia! Dove essere il suo braccio? Suo braccio! Dove essere il suo braccio? Professore, presto! Guardi che bella! Con questo gioiellino viaggeremo d'incanto! Ma ancora furti! Oh, non formalizziamoci! E quello cos'è? La nostra scorta di vivere! Capitano! Ora basta! Hitler! Ma... e ora? Dove sono andati? Ah, ecco, è chiaro, maggiore, sono fuggiti! Sì! Loro, il professore, la ragazza e il frate sono scappati di nuovo! Ma tu essere biscro! Yaha, ma no! Di blocco. Riusciremo a passare? Noi forse sì. Ma il porco! A quello ci penso io. Ah, ecco! Una vecchia! Il comandante delle SS in persona. Chi mi ha cambiato stivale? Che male al piede! Stai attento! Ti fa male! No, fare due stivali sinistri! Incredibile, impossibile, non credere possibile! Hanno rubato mia Mercedes! Mia Mercedes ultimo modello! Ladri, ladroni! Io inseguire voi fino in capo al mondo! Io fare fucilare, impiccare, torturare! Tutti prepararsi, inseguimento immediatamente! Mia macchina! Tutti! Prendere, fermarli, ritrovare mia Mercedes! Ya, capitano! Ya! Tutti in prigione! Mandare tutti sul fronte russo! Sel, mettere in moto, salire! Tutti pronti a inseguire! E voi due biscara, anche voi inseguire! Ci inseguono! Corre più forte! Porca miseria! Più forte! Eh sì! Wolgen, seguirla! Mensch! Piano, mia come Mercedes! Più piano? Essere ancora in rodaggio non dovere correre troppo! Ma poi poco, Herr Major! Non aprire un poco, puoi colpire mia macchina! Ah.
fai? Sei pazza? Vuoi andare a vela? So io quello che faccio. Aprono mia capote in corsa, ma sono pazzi. Si strapperà, si strapperà. Lo vuoi capire o no che con la capota abbassata aumenta la resistenza dell'aria? Accelera, accelera. E non posso, sono già a tavoletta. Ma che fai? Pure il maiale. Sternozzi. Più forte. Più piano. Più forte. No, più piano. Coraggio, maggiore, dammi una mano. Luda, sabotatore mio, cuscino mio, Mercedes. Prendere piano, prendere, portare dietro. Presto, presto partire. Avanti. Avanti. Sabotage. Mio schienale, mia Mercedes, fatto spezzatino, mia Mercedes, tirare indietro macchina, tirare indietro presto, spingere macchina! Alt, 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 scendere tutti! Ah, tutta vernice scrostata, mia Mercedes, tutta scrostata vernice, mia Mercedes! Il maior, stiamo perdendo terreno. Me ne frego, come dice mio amico Duce. Svelti, prendere sportello, portare in Gummelwagen. Fare piano, non scrostare. Non scrostare di più mio sportello nuovo. Andiamo, Fritz, andiamo. Che succede? Fine carburante. È fine nostra. Un treno, scendete, nascondiamoci. Scappa, scappa. Per te la guerra è finita. Sembra un posto abbandonato. No, io non ce la faccio più. Io sono uno studioso, non un maratoneta. Ma quel tedesco, dico io, ma non dorme mai, sempre appresso a noi, sempre appiccicato. Così grosso, così roseo, con quelle belle coscette e quel ricciolino alla coda. Ma chi? Il mio maialetto. Io non ce la faccio più a scappare. Automobili, motociclette, maiali, ufficiali, soldati, tutti che ci corrono appresso. E anche la polvere ora. E tutto questo sai perché? Perché una certa signorina, sì, signorina, ragazzina incosciente, si è divertita a metterci nei guai. Non sono affatto una ragazzina, tantomeno incosciente. E lei, professore, non ha capito niente. Delle volte capita che uno, anzi che una, fa scappare un altro perché non vuole che quest'altro sia preso da quegli altri. Ma allora quest'altro deve capire che se quest'una fa scappare quest'uno, non è perché si diverte a farlo scappare dagli altri, ma perché non vuole che scappi da solo. E allora quest'altro deve anche capire che... Professore?
giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene e con i primi sogni e in cuore. E ogni cuore innamorato si consuma sempre più. Fugel! Ja, Herr Major? Le do tempo fino a domani. Domani, diciamo, mezzogiorno in punto per catturare quei tre traditori. Altrimenti... Sì, lo so, il fronte russo. Ja! Ja. Prima linea, compagnia di disciplina. Sa quanti uomini su 100 muoiono al giorno in fronte russo in compagnia di disciplina? Non saprei, Herr Major. 30, 40... 100! Quanti? 100! 100! Bene, Herr Major, prima di domani a mezzogiorno i tre fuggiaschi saranno catturati. Le domando una cosa sola. Cosa? L'appoggio dell'aviazione. La Luftwaffe. Junker 33, ricognitore. Tipo cicogna. Starà cercando noi? Non lo so. Visto come stanno le cose, è meglio separarci. Uniti diamo troppo nell'occhio. Buona fortuna. Buona fortuna. Goodbye. Ehi! Professore! Ma io? Ah, ma allora vi rinfischiate di me! Bella riconoscenza! Ma io non ho bisogno di voi! Sono capace di cavarmela da sola! Senza voi altri! Senza professore e senza maggiore! Sì, signori! Te! Mi hanno proprio preso per una stupida! Ma glielo faccio vedere io a loro! Ma che sei matta? Tiri i sassi! Perché sei rimasta qui? Andiamo, su! Posso venire con lei? Già, e con chi se no? Andiamo! Su, muoviti! Hai la forza! Prendi quella scorciatoia, fratello. Ci sono 10 chilometri per arrivare al mulino. Che il Signore ti accompagni. Grazie, padre. Oh, Peter. Eh? Prete sì, ma un son grullo. La gallinella. Oh, mi perdoni, padre. Prego. Un momento di distrazione. Beh, allora, vuol dire che ti lascerò il prosciutto che tu mi hai grattato prima? Padre, grazie di tutto.
Padre, ci aiuti lei. Siamo ricercati dai tedeschi. Ma come voi? Noi non siamo tedeschi, è una storia un po' complicata. Io poi sono così stanca. Ma che tu dici? Ma che tu dici? Stanca? Tu non sei un uomo? No, non sono un uomo, padre. L'avrei giurato. Ma allora qui bisogna inventare qualcosa. Quelli frugheranno di casa in casa. Questi ciuchi incatramati di tedeschi. Presto, venite, venite. Ci siamo! È qui! A destra! A destra! Questo è il paese indicato dalla ricognizione aerea! Avanti! A destra! Arrivano i tedeschi! I tedeschi, i tedeschi! Vai! Vai! Scendere tutti qua, dirti quanti deve fermare! Scendere tutti! Cercare quei tre! Hanno le nostre divise! Perquisite! Perquisite dappertutto! Ah, senti? La messa! Tu, Maria Antonia Scarruppello, prendere per legittimo sposo il qui presente Ermenegildo Bisaccioni, secondo il rito di Santa Romana Chiesa? Sì. E tu, Ermenegildo Bisaccioni, vuoi tu prendere per legittima sposa la qui presente Maria Antonia Scarruppello, secondo il rito di Santa Romana Chiesa? Chiaro, marito e moglie, nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Su, su, svelti, svelti, salite, su. Prego, prego, figliola, su. Grazie, don Sebastiano. E questo come facciamo a restituirglielo? Questo? Un nemico un tedesco sa, le è un ciuo intelligente, le è un bravo ciuo, tornerà alla sua casa da solo. Ah, grazie. Ah! Arrivederci. Ah! Oh! Abbiamo un ritmo che fa così, e questo ritmo vuol dire che il mio saluto c'è. Sull'ombrone. Là.
siamo. Dammi la valigia. Vieni. Ladri, quello è il mio prosciutto. Requisito, requisito, padre. Dammi. Coraggio. Su, salta. Fai il segnale. Era alto così, era grosso così. Scappa! Arrivano altri traditori. Era alto così, era grosso così. Si chiamava Pompolo. Ci sono, hanno risposto. Andiamo. Ma che bravo! Judo, terzo dan, lezioni per corrispondenza. Attento! Lasciatemi! Molla! Non dicevi di essere contrario alla violenza? Quando ci va, ci va. Buonanotte. Per uscire da questa prigione bisognerebbe provocare un'esplosione mediante combustione. Ma qui c'è troppa umidità, perché altrimenti radice quadrata delle sezioni... Per me non ci hanno riconosciuti, altrimenti ci avrebbero già fucilati. Ma quelle mica ci fucilano. Ah no? Ci impiccano. Capitano Vogel, è mezzogiorno. Sì, lo so, ma non ho fame, grazie. No, ultimatum scaduto. Ah, sì, è vero. Tre traditori non catturati. E allora cosa fare con Baullo? Lo prepara per il fronte russo. Impossibile, fronte russo non esiste più. Purtroppo! Purtroppo, sì. E allora cosa facciamo? Ho inoltrato il mio rapporto a Himmler. Ah! Himmler! In mia carriera aver inoltrato 122 rapporti del genere. Con granulazione e con quale risultato? 122 condanne a morte! Ma c'è un modo di evitare questa condanna. Oh, danke schön, Herr Major! Quale? Qual è? Ah, questo! No! Ah, no! No! Ah, no! No! Suicidio! Molto più dignitoso. Ja. Ma allora vorrei chiederla di concedermi un'ultima cosa. Sigaretta? No, ormai non fumo più, no. Io vorrei un prete. Ah, già? Lei essere violinista cattolico viennese. No, pianista! Accidenti alla guerra! Bisogna trovare subito prete per Capitano Vogel. Capito? Schnell! E dove troviamo uno prete? Giù in cantina, c'è quel prete arrestato al mulino insieme agli altri. Gut! Ma sì, lo so, è tutta colpa mia. Non vorrei che fosse mai cominciato. Maledetto il giorno che ho fatto scoppiare quella nitricina. Nitroglicerina. Ma sì. D'altra parte, facendovi scappare, io pensavo di fare una cosa buona per voi. Rita, sai cosa penso? Che cosa? La colpa non è poi tutta tua. In fondo la nitroglicerina ce l'avevo io. Qui ci fanno la pelle e voi fate i romantici? Qui si muore, capite? E oltretutto prima di mangiare. Ma tu di che ti lamenti? Tu hai addosso un abito consacrato. Non oseranno mai far del male a un prete. Tu, prete! Fuori! No più di 5 minuti.
padre. Sto per morire. Lei non sa cosa significhi. Lo dici tu. Avanti. Confessa i tuoi peccati, figliuolo. No, niente di veramente grave. Forse sono stato un po' goloso, ma non ho mai ucciso nessuno, neanche a fronte, sono un pessimo tiratore. E poi io ho sempre detestato le esercizie. Sì, sì, nonostante questo uniforme che porto addosso. Perché in fondo io non sono tedesco, sono vienese, Vienna. Il Prater, il Danubio blu. Non hai affatto l'aria del moribondo. Perché dici che stai per morire? Perché mi hanno dato l'ordine di suicidarmi. Non morirai. Ma aspetti un po'. Io la conosco. Ma certo, lei è il frate della forchetta. Sì. E come mai è preda adesso? Sono stato promosso. Vedi quel Junker 33 laggiù? Va proprio a casa nostro. Sì, sì, ma non riusciremo mai ad arrivare fin lì. Anche se ci riusciamo, io non so pilotare un aereo. Ma io sì, però. Lei? Major Peter Hawks dell'aviazione americana, matricola 97769. Sì, ma... Ma che cosa? No, senta, io gliel'ho già detto, non riusciremo mai ad uscire di qui. Ci sono due sentinelle nel corridoio. E questa? No, 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 niente spargimento di sangue, io non voglio. E allora ho un'altra idea. Non dovevi suicidarti. Povero violinista viennese. Requiescat in pace in domine exaudi orazione ancos angelorum de suscipia vitam eterni in paradisum de cucat te angeli requiescat in pace in domine exaudi orazione meum ancos angelorum de suscipia vitam eterni domine scobiscum, domine scobiscum vitam eterni, domine, domine requiescat in pace. Maledetta guerra, maledetta cantela, mi brucia! Corus angelorum te suscipia vitam aeternam in paradiso dei duci te angeli, requiescat in pace domine exaudi orazione meum. Al, figli miei, posate la salma, figlioli. Ma è impazzito, ha deciso di farmi morire sul serio! Mi vuole far avvicinare! Questi sono due! Manca un'altra divisa tedesca per il nostro piano. Non mi dispiace, non ce l'ho. Fritz! Fritz! Ich komme! Fritz! Ja! Ja! Geht auf front, front! Jawohl! Bleibt bereit! Jawohl! Alle! Hallo? Herr Himmler, oh, io volere ringraziare molto te, tuo regalo. Oh sì, magnifica Mercedes. Ah, grande regalo, magnifico, sì. Come? Fucilare capitano Vogel? Ah, ci ha provveduto lui da solo. Ja, 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 scusare, ein Moment. Unser Führer, heil! Hey! Feuert los! Machen aufstellen! Herr Himmler! Dove essere in questo momento, Führer? Dove? In Berlino? Vicino a te? Questa pistola solo pisciare! Allar! Allar! Attuntato, sparare! Tradimento! Sabotage! Professore, sa qual è la manetta del gas?
So tutto sulla tecnica motori aeronautici. Hitler è in Berlino! Sparate da quella parte! E se ne sta per noi presto! Volken, inseguire! Inseguire, schnell! Schnell! Su, che aspetti? Alzati, vai! Questa baracca non decolla! E che si fa allora? C'è troppo carico. Scendo io, almeno vi salverete. Ma niente voi. Affatto. O tutti o nessuno. Ha ragione. Le linee americane sono vicine, ci arriveremo così. Sparare! Sparare! Non è meglio? Allora! Guarda! Ehi! Bisogna fermarli, se prendono il serbatoio saltiamo tutti. Ci provo io. Rita, apri il tetto. Glielo combino io un bel lavoretto. Dai, che presto. Ehi, a te. Niente! Ferma! Albero! Oh. Oh. Ah! Mia nuova Mercedes. Anche questa caput. Il brevetto della pioggia artificiale per $1,000,000. Benissimo. Kurt a tutta velocità. Obiettivo Svizzera. Jawohl, meine Dame. Con questa Mercedes volare.